Mi trovo presso il CUP di Taranto, allocato appunto dinanzi al presso il padiglione Vinci. Una situazione davvero incredibile. Sono venuto per prenotare un esame, un ecocardiocolor Doppler. Perché io sono un cittadino comune, non chiedo favoritismi come magari fanno altri consiglieri, mi metto in fila e faccio e aspetto il mio turno. Ho cercato di prenotare telefonicamente, nulla, le linee sono occupate, si prega di richiamare più tardi. Questo è quanto dicono, ma la cosa assurda è che alcuni distretti dove prima si potevano prenotare gli esami, le visite e quant'altro non sono più abilitati appunto a questo servizio e quindi molti si vedono costretti ad andare nei residui distretti o addirittura presso proprio, diciamo, il padiglione Vinci, il CUP, chiamiamolo centrale. Ma la cosa assurda, guardate un po', ci sono almeno un'ora e mezza, due ore di attesa per prenotare un esame, ma la cosa grave è che non è stata data una degna, come dire, location, no? Un luogo in cui ripararsi per poter prenotare gli esami. Prima era al chiuso in appunto presso il CUP adiacente all'ospedale, ora ci si è accampati così al padiglione Vinci. È stata messa questa struttura che però è mezza aperta, vedete, è aperta, e quindi con il freddo la gente si congela. Quindi una persona, se è malata, si ammala ancora di più, se è sana invece finisce per ammalarsi, perché presso il CUP appunto, quello diciamo che era in origine, quello lì, questo qui dinanzi, lo vedete oltre l'entrata del Santissima Annunziata, non avviene più, non c'è più il servizio appunto di prenotazione e la gente si gela. La cosa grave, gravissima, l'ho detto più volte, le persone appunto telefonano, trovano le linee intasate e penso soprattutto agli anziani, penso soprattutto ai diversamente abili, non potendo prenotare telefonicamente. Dicevo, non potendo usufruire, servirsi appunto del telefono per prenotare, siamo costretti a recarci personalmente, andando a ingolfare ancor più appunto le file, quando invece si poteva normalmente, serenamente prenotare via telefono. Queste sono le disfunzioni gravi, gravissime dell'ASL di Taranto, cosa molto vergognosa, le disfunzioni, l'incapacità della Regione Puglia. La gente dice qualcosa? Niente, si capisce, ore e ore e ore per avere, poi alla fine manca le prenotazioni, sto. Oh, fammi vedere, non stai niente, ma qua non abbiamo niente, c'è una disordinazione brutta proprio. Ecco, vedete, questa è la viva voce della gente, questa è la disperazione delle persone. E le file continuano.